Un sogno raggiunto, entrare nel Guinness dei primati per la pizza in pala. Sì, pizza in pala più lunga del mondo, che era un anno e mezzo che ci stavamo dietro da questa idea che mi è venuta. E ringrazio tutta l'organizzazione, i ragazzi che mi hanno dato una mano, tutti gli sponsor che sono entrati, che ci hanno aiutato con i materiali, perché comunque non era possibile alzare un peso del genere, il falegname, e creare anche questa pala, perché abbiamo dovuto costruire lui con tutti i suoi operai due pale da 40 metri l'una. Perciò è stata una cosa molto faticosa, però siamo contentissimi, ci abbiamo creduto fino alla fine. Molto impegnativo, un grande lavoro, però un bel gioco di squadra e veramente un'emozione. Sì, sicuramente hanno fatto tutti il loro lavoro benissimo, sono stati veramente eccezionali tutti, dal primo all'ultimo, non posso dar che merito a tutti, siamo tutti stati una squadra unica. E adesso? Adesso aspettiamo che qualcuno ci lancia la sfida. Siamo pronti ad affrontarla se qualcuno ha voglia di sfidarci, non c'è nessun problema, ci proveremo di nuovo, non lasceremo certo il nostro record agli altri. Premesso che non c'era un Guinness precedente uguale a questo, però il limite, il minimo che doveva essere superato era 30 metri. Quanto siete arrivati? Siamo arrivati a 38 metri. E comunque è andata bene, è andata bene. Abbiamo rischiato tante volte di romperla nel tiraggio, però tutto sommato è andata molto bene.